Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video. Di cosa parliamo oggi? Beh, oggi intanto finalmente torna la Juventus e dopo il risultato strabiliante del derby di ieri sarà ancora più interessante cercare di portare a casa una vittoria. Una vittoria che non ha trovato la Fiorentina nel post Vlahovic. Diciamo che quando da noi è andato via Ronaldo col mio cartello Kunitz Ronaldo e ieri c'erano i cartelli Kunitz Vlahovic a Firenze, e anche quando a Madrid era andato via Ronaldo non ha mai portato particolarmente bene, ma è segno che nel calcio quando va via un leader così importante, carismatico, e il centravanti, il bomber, uno dei giocatori quasi più insostituibili all'interno di una squadra, poi anche gli equilibri, i meccanismi della squadra appunto debbano essere un po' ritarati, ecco, diciamo così. Quindi vediamo se invece Vlahovic avrà l'impatto giusto con la Juventus a partire da questa sera. Perché è importante il video di oggi? Perché ieri abbiamo parlato di una probabile formazione che ci ha dato Romeo Agresti e tutti siamo galvanizzati perché vede insieme Dybala, Morata e Vlahovic. Una domanda però sorge spontanea: ok, il tridente va bene, ma come difenderemo? Perché fino adesso la Juventus, e negli anni, storicamente, la Juventus di Allegri ha quasi sempre difeso 4-4-2, due linee da 4. E quindi sarà importante e interessante cercare di capire invece che cosa ha in mente per questa sera con l'Hellas Verona Max Allegri. Prima di tutto vi invito a lasciare un mi piace e vi invito, come sempre, a scaricare OneFootball. Link per scaricare qui sotto in descrizione, oppure inquadrate con la fotocamera del vostro cellulare questo QR code che vi farà scaricare in automatico l'applicazione che ci porterà a confermare questa probabile formazione e ci terrà compagnia anche con gli highlights al termine della partita. Ho preparato qualche slide perché è giusto andare a rimarcare e a rivedere quello che ha fatto Allegri nel passato, quindi fase di non possesso palla, gestione del non possesso nelle squadre di Allegri, 4-4-2, 4-3-1-2 e 4-3-3. Esempi pratici di come ha gestito un tridente vero e falso. Cosa significa vero o falso? Significa che anche in stagione abbiamo già giocato con il tridente, non so se ricordate, ma abbiamo giocato con Dybala, Chiesa e Morata. E questo è un tridente falso, perché è composto anche da Chiesa, che è un esterno, e quindi si può adattare in fase di non possesso, può andare a prendere quella posizione sull'esterno, a formare il 4-4-2 come vedete nella figura a fianco. Il tridente Dybala, Vlahovic e Morata invece è un tridente particolare, perché è composto da zero esterni. Dybala è una seconda punta, Morata e Vlahovic sono punte con caratteristiche diverse, sì, questo sì, certo, in dubbio. Però non abbiamo nessun giocatore che potrebbe andare a fare l'esterno, a meno che non si vada ad adattare Morata, come vedremo negli esempi più avanti. E la probabile formazione per Juve Verona è Szczęsny, Danilo, De Ligt, Chiellini, De Sciglio, Zaccaria, Arthur, Rabiot, Dybala, Vlahovic e Morata. E quindi la domanda sulla fase non possesso sorge spontanea. Come difenderà la Juventus in questa partita con questa formazione? Andiamo avanti, cerchiamo di capirlo insieme. Appunto, come vi dicevo, o Morata decide di fare l'esterno e quindi si adatta a tutta fase di non possesso e fa Rabiot-Morata, come vedete a schermo, vi sto parlando di fase di non possesso, poi in fase di possesso palla può essere benissimo un rombo, può essere un 4-3-3, può essere tutto. Però in fase di non possesso poi come difende, dato che la Juve fino adesso ha difeso 4-4-2, questa sembra l'opzione, l'ipotesi più facile di tutte. Sarebbe troppo facile però concludere così il video, quindi cerchiamo di andare un po' più a fondo. E allora ho chiesto ad Davom cosa fa? Scusate se si vede male Morata e Vlahovic, ma la mia camera ha sovrapposto un po' tutto. Davom intanto dà uno spunto di riflessione interessante, intanto vi faccio vedere il suo video e poi ne parliamo insieme. Ciao Lu e ciao a tutta la tua community, sai che mi piace, no, quando mi stimoli con queste domande di tattica. Sembra davvero che Allegri faccia il tridente, no? Sembra che così pronti via vada a scoprire subito tutte le nostre carte, tutti i nostri assi nella manica. Fase difensiva con Dybala, Morata e Vlahovic. In realtà credo che sia tutto molto semplice, nel senso che non ci sarà nessuna rotazione, semplicemente Dybala si abbasserà leggermente in fase difensiva per andare ad infastidire, no? Quello che potrebbe essere il regista della squadra avversaria. E secondo me ieri Allegri ha dato anche un mezzo spoiler. Zaccaria lo ha provato da interno durante questa settimana, quindi vorrà dire che domani secondo me lo vedremo da mezzala e non da mediano davanti alla difesa. Perché dico questo? Perché con Dybala che rientra in una zona centrale, la fascia destra in fase difensiva sarà tutta di competenza di Denis Zaccaria, cosa che non potrebbe fare Arthur perché ovviamente non ha il passo, no, per poter coprire l'intera fascia. Dall'altra parte invece Rabiot è una cosa che lui sicuramente può fare, che è nelle sue corde. Questo significa che quando rientrano McKennie e quando rientrerà anche
Manuel Locatelli dall'altra parte, Locatelli quel ruolo lì può farlo a sinistra, McKennie quel ruolo lì lo può fare sulla destra, e allora ecco che Zaccaria, secondo me, lo vedremo davanti alla difesa da mediano. È esattamente quello che secondo me faceva proprio Max Allegri con il rombo in quella famosa Juventus che poi arrivò in finale di Champions a Berlino, con Arturo Vidal che si abbassava leggermente quasi al fianco di Andrea Pirlo, con Pogba che copriva la fascia sinistra e con Claudio Marchisio che copriva la fascia destra. Quello che farà Dybala domani: si abbasserà leggermente in fase più centrale, al fianco quindi di Arthur, fascia destra di Zaccaria, fascia sinistra di Adrien Rabiot. Davom dice: Allegri ci ha già spoilerato qualcosa, e cioè Zaccaria l'ha provato da interno in questa settimana, e quindi Arthur potrebbe giocare avanti la difesa. Caro mio Davom, quanto bene che ti voglio, perché mentre preparavo questo video ho pensato la stessa cosa. E quindi già due teste sono arrivate a quella conclusione, e mi immagino Arthur davanti alla difesa piuttosto che Zaccaria. Lui dice perché Arthur non è in grado di coprire quella porzione, questa porzione qua di campo dove vedete il mouse. E invece Zaccaria sì, perché è un giocatore più di corsa. Quando tornerà McKennie e Locatelli, questo lo potranno fare. Rabiot questo lo può fare. Arthur difficilmente ti copre tutta questa porzione, anche quando deve andare a proporsi. Quindi ci sta, sono d'accordo. Penso che Arthur giocherà davanti alla difesa. Quindi penso che questa sarà un po' la squadra in fase di possesso palla. Quando abbiamo palla noi cerchiamo di attaccare. Poi i giocatori ovviamente vanno a muoversi negli spazi, vanno dove è meglio essere per sviluppare l'azione in maniera efficace. Però sono d'accordo, se dobbiamo mettere giù graficamente, immagino Arthur davanti alla difesa, a destra Zaccaria, a sinistra Rabiot. Poi Davon fa degli esempi di fase non possesso palla, uno su Berlino, è presente in questo video, e altri che andiamo a sviscerare. Tra l'altro io e Davon abbiamo una caratteristica comune, e cioè prima abbiamo parlato del cartello con Cristiano Ronaldo, noi abbiamo perso con l'Empoli in quella partita. Io e Davon con l'Empoli eravamo allo stadio, e questa era la formazione della Juventus: Chiesa, Dybala davanti a McKennie, trequartista. Diciamo che era una Juve ancora molto in costruzione, Locatelli c'era ma non era pronto per giocare dal primo minuto, non c'era più Cristiano Ronaldo, non c'era nemmeno Moise Kean, Morata partiva dalla panchina, e quindi iniziamo con questo rombo particolare. Ma ovvio, quella Juventus con McKennie in quella posizione e con Rabiot che poteva allargarsi a sinistra poteva benissimo difendere 4-4-2, come vedete nella grafica alla destra della formazione titolare. Quindi non era un problema andare a difendere quelle due linee da 4. Ve lo dimostro qua, è una slide un po' caotica, nel senso che come vedete c'è De Ligt che fa il terzino, Bentancur che fa il centrale, però era un contropiede che abbiamo preso, e poi la Juventus è arrivata in area, va a ricompattarsi e a ricreare quelle due linee, come le vedete qua, sono abbastanza evidenti, sono le due linee da 4 e si forma il nostro solito 4-4-2 che utilizziamo in fase di non possesso palla. E prima parlavamo della Juve di Berlino e del rombo e dei quattro fantastici centrocampisti che avevamo all'epoca, e quindi eccola qua, questa è la formazione della finale. Come potete vedere, precisa, perfetta. Come difendeva con la Juve? Perché è ovvio, voi mi dite, sì, c'è il rombo, ma questo rombo dovrà difendere in qualche modo. Vediamo come difendeva la Juve Berlino. È stato un trauma per me andare a tirare fuori delle slide di Berlino, però l'abbiamo fatto. Allora, difesa 4, solita, e vedete il rombo di centrocampo come va a comporsi con Marchisio, come diceva Damon, che si allarga sulla destra, Pogba che si allarga sulla sinistra e Vidal che scende verso Pirlo. Non è un vero e proprio 4-4-2, ma ci siamo quasi. Quindi il regista Pirlo che rimane un pelo più basso, il trequartista Vidal che rimane un pelo più alto. Però quel 4-4-2 va a formarsi, va a comporsi. Anche qua è l'azione in cui prendiamo purtroppo il gol dell'1-0 di Ivan Rakitic, ma la Juventus ancora una volta è schierata 4-4-2. Qua si vede benissimo perché Vidal è sulla linea dei centrocampisti. 4-4-2, poi prendiamo gol perché il Barcellona gioca a una velocità incredibile, tutti i tocchi di prima e geniali, e poi vabbè, Iniesta fa quell'assist, supera Rakitic, prendiamo gol, sappiamo com'è andata a finire. L'abbiamo digerita, ormai non ci fa più male vedere queste immagini, però comunque difendevamo 4-4-2. Ultima slide per farvi capire appunto l'impronta. C'è un però: Vidal era un trequartista finto e quindi era logico immaginarsi Vidal un po' più basso, e Davom dice guarda, secondo me semplicemente Dybala verrà un po' giù vicino ad Arthur come facevano Pirlo e Vidal, si allarga Zaccaria da una parte, si allarga Rabiot dall'altra e finiamo 4-4-2. Sì, è un'opzione, ma io non sono così convinto che possa accadere una roba del genere. Poi qua vi metto graficamente, vabbè, il gol di Rakitic in cui solo gli uomini veri piangeranno, e l'opzione grafica di come difendeva la Juve di Berlino.
Questa è un'opzione, ma non sono sicuro che sia quella giusta, proprio perché, come vi dicevo, Vidal è un finto trequartista. Però ci è capitato di giocare anche con Dybala trequartista e due attaccanti veri, no? Eh sì, ci è capitato. E vi tiro fuori questa chicca. Juventus-Frosinone 3-0. Questa è la formazione che abbiamo schierato, titolare, dal primo minuto, Dybala dietro Ronaldo e Mandzukic. E allora qua casca l'asino, perché questa Juventus, sempre allenata da Massimiliano Allegri, come aveva difeso all'epoca, dato che parliamo di un tridente vero e non di un tridente finto, perché, come dicevamo prima, Chiesa si può allargare, può venire sull'esterno a fare il quarto di centrocampo, Vidal si può abbassare, può andare a fare il secondo mediano, ma qui come andava? E qualcuno mi dirà, semplicemente si allargava Mandzukic. No, non era così, assolutamente no. Ed è per quello che vi dico, non credo che Morata farà il quarto di centrocampo come abbiamo visto all'inizio, sarebbe troppo facile. Questa è una delle prime opzioni che vi faccio vedere. La Juventus difende 4-3-2-1, o 4-3-3, che dir si voglia. Vedete come sono posizionati in campo? Una difesa a 4, i tre centrocampisti molto vicini tra di loro. E poi ci sono Dybala e Ronaldo che sono un pelo più staccati rispetto alla prima punta. Poi questi tre gireranno sempre, nel senso in questo specifico momento sono Dybala e Ronaldo dietro Mandzukic. Poi ci sono stati dei momenti che erano Dybala e Mandzukic dietro Ronaldo. Quindi a seconda della situazione, anche a seconda del cambio che c'è da darsi, perché comunque in fase di non possesso bisogna anche inseguire gli uomini, pressarli, c'è un grande dispendio energetico e quindi ci sta che si dia il cambio. Poi Ronaldo lo faceva praticamente mai, è successo poche volte che Ronaldo potesse andare effettivamente a pressare. Invece Vlahovic è un giocatore molto predisposto, Morata pure, Dybala anche, quindi con questi tre dovrebbe essere anche un pelo più facile rispetto a questa partita qua. Faccio vedere un'altra opzione, sempre grafica, come vi dicevo, i tre centrocampisti e i tre attaccanti. Vedete come sono disposti? Uomo su uomo, Mandzukic va a pressare il difensore, l'ultimo uomo, Ronaldo e Dybala vanno uno contro uno sugli altri centrali e vanno a limitare le linee di passaggio, avversario costretto a tornare al portiere e poi eventualmente a perdere il pallone. Quindi se difendi in questo modo ci sta andare uomo su uomo. Vi faccio vedere anche quest'altra situazione perché secondo me era molto interessante, sempre linea da 4, sempre tre centrocampisti e non più 2-1 ma 1-2. Quindi della serie, chi se ne frega se è un tridente con i due esterni larghi o con uno dietro due attaccanti, perché cambia veramente pochissimo. Qua, ancora una volta, uomo su uomo, vi faccio vedere anche le marcature in blu, e Dybala è lì, pronto a marcare l'uomo che potrebbe andare a ricevere il pallone. In questo caso mi pare essere Viviani, il loro regista basso, quindi il trequartista Dybala che va a prendere il regista, una cosa che si fa sempre un grande classico. Noi abbiamo visto, vi faccio l'esempio più classico di tutti, Kulusevski a uomo su Brozovic, è la stessa identica cosa, lo stesso principio, e potrebbe funzionare anche questo. Come vedete, l'importante è andare sempre uomo su uomo. E quindi questa è la disposizione che ha utilizzato la Juve in quel frangente con i due, che in questo caso ho messo Dybala e Mandzukic, a supporto della prima punta, una sorta di albero di Natale. Ed è una soluzione che secondo me potrebbe essere presa in considerazione già da oggi. Poi, che possa essere dei momenti in cui Dybala parte largo a destra e Morata a sinistra, o dei momenti che Morata e Vlahovic davanti, Dybala tra le linee, poco cambia. Però vi dico una cosa. Dybala è un giocatore che spesso gioca sul centro-destra, Morata è un giocatore che spesso gioca sul centro-sinistra e Vlahovic è un giocatore che gioca in mezzo. Quindi l'albero di Natale sarebbe veramente lo schieramento perfetto per le caratteristiche dei calciatori. Occhio! E qua appunto vi faccio vedere le due situazioni che verrebbero a crearsi in fase di non possesso palla, quindi con Morata e Dybala larghi oppure Dybala tra le linee a seconda di andare a prendere i giocatori dell'Hellas che sono da marcare in quel momento. E questa è un po' l'analisi delle situazioni di non possesso palla che ha gestito Allegri in questi anni. C'è da dire una cosa. Noi abbiamo praticamente in questa stagione sempre difeso 4-4-2 con le due linee da 4. Cambiare dal niente, inserendo due nuovi giocatori con delle assenze, tolti i due centrocampisti che hanno giocato più minuti in stagione fino adesso, in una partita complicata perché ieri Allegri ce l'ha ricordato, la Juventus è 4 partite che non vince con l'Hellas Verona, e dal niente andare a fare una fase di non possesso differente mi sembra un po' rischioso. Quindi non so se effettivamente da oggi andremo a provare una roba diversa o se semplicemente torneremo a Rabiot a sinistra e Morata a destra come nelle prime slide, potrebbe anche essere. Perché davvero mi sembra un azzardo un po' troppo grande cambiare tutto all'improvviso. Però ci sono soluzioni interessanti da provare,
con Dybala che si abbassa vicino ad Arthur, o semplicemente con Dybala e Morata che vanno uomo su uomo, andando a fare una sorta di pressing molto molto offensivo sui portatori di palla avversari. Vediamo come sarà. Intanto vi ho fatto vedere alcune situazioni, secondo me era giusto sottolinearle, proprio perché quando mettiamo giù una squadra non dobbiamo pensare solo a quei giocatori sono messi così, ma anche alla fase di non possesso, che è molto importante, soprattutto per Allegri, che ce l'ha sempre detto. È quello che diceva ieri Allegri, che non ci vuole equilibrio. Sì, possono giocare tutti e tre insieme, l'importante è che corrano, perché ci sarà da correre, bisognerà quindi pressare, e quindi si potrebbe intendere come un andare uomo su uomo. Vediamo se effettivamente sarà così, voglio sapere anche la vostra. Ringrazio Davo ovviamente per la collaborazione, trovate tutti i suoi canali qui sotto in descrizione. Ragù, hai fatto il 30 demonio per tutto il video, si sentiva Ragù che faceva le cose.